Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò i miei giochi della PlayStation 4. Qui sul canale Piros non avevo ancora fatto il video riguardanti i miei giochi della PlayStation 4, però sul canale mio nuovo di gaming, andate a iscrivervi se volete, Game Over by Piros, avevo fatto, diciamo, un'anteprima dei giochi della PlayStation 4 che avevo. E quel video era stato registrato molto tempo prima di andare in ferie, mi pare verso aprile-maggio. E da aprile-maggio ad oggi di giochi ne ho presi una caterba, quindi ho deciso di rifare questo video. E questo video verrà caricato sia sul canale principale Pilos che sia sul canale Game Over, il canale di game mio. Allora, se siete pronti, iniziamo subito perché abbiamo tanta roba. Iniziamo con questo, per me è il must: Crash Bandicoot Insane Trilogy. In poche parole è la remastered dei primi tre giochi di Crash Bandicoot. Io ce li ho anche per la Play 1, però devo dire che la versione per la Play 4 è molto più bella, anche se io sinceramente sono della categoria vintage, però mi piace e l'ho voluto prendere apposta. Poi andiamo avanti con questo, ovviamente, Crash Bandicoot 4. Non fateci caso alla copertina perché è un po' svenita, ve l'hanno venduta così. Crash Bandicoot 4, questa nuova avventura di Crash Bandicoot, molto molto interessante, molto bella. Sinceramente pensavo che questa avventura fosse quasi uguale ai primi tre giochi di Crash Bandicoot, e ovviamente non era così. Comunque non è male, ve lo consiglio, però non è male. Poi andiamo avanti con questo che voi sapete che io adoro i giochi a scelta multipla, a bivi: Life is Strange, questo stupendo gioco. Io ve lo straconsiglio, ragazzi, se vi piacciono le storie avvincenti, un po' di mistero, degli enigmi. È uno di quei giochi che secondo me tutti dovrebbero avere. In poche parole, questo è letteralmente un film e voi siete voi i registi di questo film. Decidete voi che cosa fare, quali azioni a prendere, bene o male, però ricordate, come dice anche il gioco, ogni azione può avere delle conseguenze. Questo è Life is Strange. Poi ovviamente abbiamo, diciamo, il seguito di questo episodio, ma un anno prima: Life is Strange Before the Storm. Che cosa è successo prima del tornado ad Arcadia Bay? Andate a scoprire con questo gioco. Stessa tipologia, gioca bivi a scelte. Poi questo non lo sapevo che esistesse: Life is Strange 2. Non c'entra niente con i primi due che vi ho fatto appena vedere, è tutta un'altra storia. E se devo essere sincero, questo mi ha deluso. Non c'è quella passione, cioè mi sono divertito di più a giocare i primi due che con questo. Qui si parla di due ragazzini, di cui uno si chiama come me, e ha dei poteri soprannaturali. Poi abbiamo anche un altro Life is Strange, l'ultimo uscito, Life is Strange True Colors. Anche qua la storia è carina, però non mi ha entusiasmato tanto, però è giocabile, carino. Io spero veramente che Life is Strange continui questa saga. Sono veramente ansioso in attesa se escono nuovi episodi. Però vi prego, fate le storie come questa. Diciamo che questa è una storia unica. E io pensavo che... Mi stavano cadendo. Pensavo che gli altri due seguiti erano uguali a queste. Cioè, seguivano una storia. Io, Life is Strange, dicevo, questa è la storia ufficiale di Life is Strange. Invece no, non c'entrava letteralmente niente. Queste due sono letteralmente due storie che non c'entrano una cippa. Comunque, ripeto, il gioco è bello. Se vi piacciono i giochi a scelte, tranquilli, perché è un gioco molto tranquillo, voi dovete fare solo delle scelte, ci può stare. Poi continuiamo con questo che me l'aveva consigliato la mia amica Alessandra: Until Dawn. Sempre un gioco a scelte, tutto a tema horror, non è splatter, quindi è un gioco, diciamo, abbastanza tranquillo, a parte qualche scena.
se sono riuscito io a giocarci, visto che io odio gli horror splatter, giocateci. È molto bello, la grafica è fatta molto bene, la storia è fatta molto bene, ve la straconsiglio. Evitate di giocarlo di notte come ho fatto io, vi dico solo questo. Andiamo avanti con questo che è dire spettacolare, stupendo e dir poco. Detroit Become Human è ancora un gioco dove si fanno delle scelte, è letteralmente un film a scelte a bivi, è ambientato nel futuro e noi interpreteremo tre android, tre robot. Quindi questo è un gioco film fantascientifico, se vi piace il genere questo ve lo consiglio. Poi andiamo avanti con Rainbow Three Red Broken Porcelain. Questo l'ho appena preso, devo ancora capire un po' come si gioca, però ho fatto qualche partita di prova, devo dire che è molto interessante. È un survival horror, siamo ambientati in questo hotel italiano, se non mi ricordo male, e succedono delle cose strane. Noi siamo questa bambina che dovrà fare delle lezioni. Che cosa farà? Appena finirò di giocarlo vi farò la recensione e vi dirò com'è. Poi andiamo avanti con questa serie Dark Pictures Anthology, sempre dei creatori di Until Dawn. Da Dark Pictures ho Man of the Maiden, sempre un survival horror a scelte. In questo gioco si parlerà di questo gruppo di ragazzi che vanno alla ricerca di un tesoro in una nave abbandonata. Poi, sempre Dark Pictures, abbiamo Little Hope. Questo mi è piaciuto un sacco perché è una specie di Silent Hill, una specie di Silent Hill survival horror a scelte. Questo veramente, ragazzi, ve lo consiglio. Sempre di Dark Pictures, cioè ho tutta la collezione, abbiamo House of Ashes, la casa delle ceneri. Qua questa spedizione militare per ritrovare un tesoro, anche qua survival horror scelte. Grafica è spettacolare, la storia è molto avvincente. E per finire, perché sono solo 4 al momento della Dark Pictures, abbiamo Devil in Me. Questo, ragazzi, è il gioco che ho pagato di più, perché mi è costato veramente tanto. Mi è costato, se non mi ricordo, 34,98, perché lo volevo per finire la collana. E qua si parlerà di degli strani avvenimenti in un hotel, precisamente dell'hotel Holmes. Sapete la storia di questo assassino che uccideva i suoi clienti dentro a questo hotel, al suo hotel, che tra l'altro a Movie Land c'è proprio l'hotel Holmes. Quindi andate anche a Movie Land se volete avere più informazioni su questa storia spaventosa. Poi andiamo avanti con Tomb Raider, questo ce l'ho anche per la Play 4, volevo dire per la Play 3, ce l'ho per la Play 4, però ce l'ho anche per la Play 3, quindi ho voluto prendere il doppione anche per la Play 4, nel caso la mia PlayStation 3 mi dovrebbe dire ciao ciao, a presto. Poi andiamo avanti con Tomb Raider, The Shadow of Tomb Raider, questo mi è piaciuto tantissimo. Molta azione, veramente fatta molto 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 bene. Poi andiamo avanti con un altro Tomb Raider, The Rise of Tomb Raider, bellissimo, spettacolare. Voi sapete che io adoro da matti i giochi della PlayStation riguardanti Tomb Raider, e vi do anche una notizia in anteprima: a febbraio del 2024 su PlayStation 4 e PlayStation 5 uscirà la remaster di Tomb Raider 1, 2, 3, quindi io non vedo l'ora che esca, perché la voglio comprare assolutamente. Poi andiamo avanti con Hidden Agenda, questo è un gioco bellissimo, interattivo, ma si gioca letteralmente col telefono, col tablet. Ci ho fatto su anche un video sul canale Game Over per quanto riguarda alcuni giochi che non serve il joystick per giocare, ma si gioca letteralmente col tablet o con lo smartphone. È un'indagine, è un film interattivo, come vi ho detto, come i giochi che ho fatto vedere prima, ma si gioca letteralmente solo sul cellulare. Poi andiamo avanti con Resident Evil 6, questo ce l'ho anche per la PlayStation 3, non c'è niente da scrivere, Resident Evil, questo survival horror che io adoro.
Poi andiamo avanti con un classico della PlayStation 1, Medieval. Lo desideravo da molto tempo questo, io ho Medieval per la PlayStation 1, Medieval 1 e Medieval 2. Non riesco a capire perché la Sony non ha fatto Medieval 2. E leggendo su alcuni siti internet hanno detto che questo Medieval per la PlayStation 4 non ha avuto successo, quindi non c'era bisogno di fare il seguito. Male, molto 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 male. Questo è un gioco che ci gioco per di più in tempo di Halloween, quindi tra poco è Halloween, quindi mi giocherò una bella partita di Medieval perché è fatto molto 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 bene, ve lo consiglio. Poi andiamo avanti con il CD qua, scusate, c'era il CD che sballonzolava. The Quarry, un altro survival horror film. Se non sbaglio c'è anche la serie TV The Quarry. Qui si parla di questi ragazzi che sono degli animatori in questo campeggio estivo e dovranno fare delle scelte molto molto drastiche perché succederà qualcosa di veramente brutto. Horror Survival The Quarry. Poi andiamo avanti con The Last of Us Parte 2. Io ho The Last of Us Parte 1, il primo, sulla PlayStation 3 e mi è piaciuto tantissimo. Questo mi è piaciuto ancora di più. Survivor anche questo. Poi andiamo avanti con Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10. Anche qua picchiaduro, combattimento, grafica spettacolare. Sempre di combattimento abbiamo Dead or Alive 6. Anche qua uguale da combattimento. Dovrei prendere Tekken, Tekken 8 appena esce. Poi abbiamo qua SingStars Celebrate e Ultimate Play per Party, scusate. Questi sono ovviamente karaoke, voi sapete che io ogni tanto canto sulla mia PlayStation. Questi si possono giocare sia con l'applicazione che con i microfoni e sono compatibili anche i microfoni delle vecchie PlayStation, quindi se avete questi giochi e non volete scaricare l'applicazione per giocarci, potete utilizzare tranquillamente i microfoni della PlayStation 2 e PlayStation 3 perché sono compatibili. Poi andiamo avanti ancora con anche questo, perché tutti i CD mi saltano fuori, vabbè. Singing City, anche questo è un survival horror stile Tomb Raider, dove si dovrà esplorare una città molto misteriosa. Poi abbiamo Uncharted, la trilogia 1, 2, 3, io ho l'1 e il 2 per la PlayStation 3. E devo dire la verità, mi sono ricreduto su questo gioco perché Uncharted 1 e 2 me l'aveva regalato un mio ex, però avevo provato a giocarci, però non mi è piaciuto. Avevo visto questa promozione di 3 giochi al prezzo di 1, in effetti questa confezione nuova, questa l'ho pagata solo 9 euro e devo dire che mi ha letteralmente appassionato. È la copia spiaccicata di Tomb Raider, qua abbiamo una Tomb Raider con le palle. Uguale, mi è piaciuto. Forse un punto debole è troppo combattimento riguardante la storia. Cioè, la storia sì, si capisce, però c'è troppo combattimento. L'1, il 2 e il 3 mi sono piaciuti tantissimo. Poi ovviamente 1, 2 e 3, che ti fai, non ti compri il 4? Ovviamente mi sono preso anche il 4 di Uncharted. E poi, sempre di Uncharted, mi sono preso l'eredità perduta. Abbiamo qui le due Tomb Raider, io le chiamo due Tomb Raider, che poi se guardate bene, lei, cioè hanno scopiazzato Tomb Raider, cioè chiamandola Tomb Raider, cioè se voi mettete qua scritto Tomb Raider e verità sperduta, cioè è lei, cioè avete letteralmente copiato Tomb Raider. Poi andiamo avanti con questo che l'ho preso ancora a giocarci, Vampire The Masquerade One Song. Anche questo è un gioco a scelte, a bivi. Si dovrà fare delle scelte per salvare l'umanità dai vampiri. Poi andiamo avanti con Vampire, questo è Vampire, l'altro è Vampire, questo è Vampire, sempre tema horror dei vampiri. Qui il protagonista è un dottore che deve salvare dall'attacco di questi vampiri. Il problema è che questo dottore è un vampiro anche lui, quindi deve trovare un antidoto per salvare se stesso e salvare gli altri. Poi andiamo avanti con la combo che la volevo di Evil End Beyond, anche questo gioco a bivi, avventure stupende, una avventura paranormale e una avventura horror drammatica criminologa. Poi andiamo avanti ancora con The Earth Standing, anche questo devo ancora provarlo.
molto interessante, molto bello. Io spero che non sia tutto in inglese, perché questo qua, ragazzi, me l'è stato regalato quando ho comprato la Play 4 e non vedo l'ora di giocarci. Entertaining. Poi andiamo avanti con Dead by Daylight. Questo, in poche parole, è un survivor nei panni di un serial killer, oppure anche delle vittime. Qui voi dovete andare a uccidere le vostre vittime, oppure, se siete vittime, scappare dal serial killer. Poi andiamo avanti con Devil Within 2. Questo ce l'ho, il primo, sul PlayStation, mi è piaciuto tantissimo, e questo mi ha fatto letteralmente cagare in mano, però è veramente stupendo. Survivor horror stile Silent Hill, stile Resident Evil, questa ci sta, veramente stupenda. Poi andiamo avanti con The Sims. Voi sapete che io adoro The Sims, ho The Sims 1, 2, 3 e il 4 sul computer, che non te lo prendi per la Play 4 di The Sims 4? Sì, ce l'ho, The Sims 4, non c'è niente da dire. Poi mi sono sempre preso anche questo, è sempre un The Sims 4 più il game pack di Star Wars, quindi ci giocherò anche a questo, semplicemente The Sims 4 con una patch, andiamo con un pacchetto in più. E come ultimo abbiamo The Council, il concilio, anche qua gioco survival ambientato nel 1793 per essere esatti, a scelte macabre, perché è un gioco veramente, ragazzi, che vi tiene incollati allo schermo. E ho finito, cioè, ragazzi, io ho letteralmente finito i miei giochi del PlayStation 4, sono qua, sono tantissimi, vedete, sono tantissimi. Io spero veramente che con questo gioco, con questo video definitivo, io vi assisto un po', definitivo, vi abbia fatto vedere tutti i miei giochi della PlayStation 4. Io vi ringrazio per aver visto il video, fatemi sapere quale gioco vi piace, quale gioco vi piacerebbe vedere che facesse un gameplay, quali giochi avete voi, cosa ne pensate, che mi fa sempre piacere. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi auguro un buon proseguimento di giornata su YouTube e noi ci vediamo sempre qui sui miei canali YouTube Piros e Game Over per altri video. Ciao!